Roberto, hai visto che si sta aprendo Roberto? Angè, hai visto? sì. Si sta aprendo, dai che Roberto diventa proprio in gamba, dai. Allora, L'amore del nostro Signore fa miracoli. fa un miracolo, sa, perché lo vedo, perché ci mancava questo a lui, perché era chiuso completamente, non lo so perché, ma sicuramente non per entrare nei suoi particolari, ma è una cosa grave che gli è successo, perché si è chiuso completamente, si è chiuso completamente, sarà stata magari la disperazione della sua malattia, si è sentito bloccato e magari la sera era isolato, non sapeva cosa fare. E adesso si sta sentendo come dentro una famiglia. Perché io lo vedo, mentre io sto eseguendo i video, che faccio i video durante tutto il giorno, ho fatto diversi video, e lo vedo che lui sta sempre vicino a noi, lo vedo, perché trova conforto, capito? Trova conforto, e questo conforto lo dovrebbero usare tutti, perché l'unione fa la forza, l'unione fa la forza, non isolatevi. State vicino, il gruppo, un po' dice una parola uno, un po' dice un altro, un po' metto dei video, adesso sto scaricando tutti i migliori video che ho fatto tanto, tanto tempo fa e domani li vedrete, che già li sto scaricando, si stanno scaricando dentro, sperando che non si riempie il mio quoziente del computer, però li salvo di nuovo, li vediamo e poi li salvo di nuovo. Se Antico, dovresti avere una disk di 4-5 terabyte o da 2 no. E o un server a casa tua. Ci vuole un server che immagazzina tutti i dati. ce l'ho a Aruba, illimitato ce l'ho, solo che Un bel computer. se li scarico nel Anche computer. a portatili, portatili da 4, da 2 terabyte. Ce l'ho extra con il cavo, ce n'ho Ah, c'hai il due cavo hard, LAN, era il cavo sì, di rete LAN. c'ho due hard disk, ma quando li metto nell'hard disk si riempiono pure, perché i filmati, questi, Sono troppi dati. sì, Tantissimi migliaia i, di dati. Perché dovrebbe fare delle se particelle. cancelli, rimetti bene, ma se incameri sempre. No, Sì. ma io li salvo dentro il sito, poi li uso e poi li cancello perché sono sempre salvati. E poi, Sì, quando li... queste sono per Francesco, Roberto, sono operazioni da server queste, vedi? Sì. Poi quando sono messi già nei gruppi, anche nei YouTube, sono già come dominio pubblico, capisci? Posso anche scaricarla anche dai, diciamo, di questi sociali, e non c'è bisogno che le scarico dal sito. È bella questa telecamera che hai vicino, Sì. da ripresa amatoriale, che puoi fare i cortometraggi, da cortometraggi questa telecamera. È una Sì. buona, cos'è la Fujitsu? La Sony, Fujitsu, la Sony. Sono. Adesso È sta, digitale quella sì, telecamera. digitale, adesso sta proiettando il computer, due telefoni, e adesso metto anche l'altro, tre telefoni a distanze ravvicinati, perché più lontano li metto, più ne posso mettere. Allegate addirittura che prima di bruciarsi avevo otto telefoni, tutti otto li prendevo tutti. E vabbè, si sono bruciate, perché 24 ore su 24, con quel caldo che c'era in estate, si sono bruciate. Addirittura Estate. uno ancora. Dove siete voi? Dove siete voi? Non sapete com'è combinato il telefono. A banana è diventato. Ancora sta camminando. E a banana si è aperto. E dico, fortuna se riesco a passare tutto questo inverno, però come farà Io quando caldo? sono qui, Oh, Calcio, eh? ho fatto fuori quando c'avevo Facebook. Sì. Siccome mi piaceva starci, che conoscevo le persone, Sì.
fatto fuori due batterie, una nuova di zecca, della Nokia. Ma per il caldo, no? Per il caldo, no? O no? No, non era estate. È per il troppo uso. Ah, è troppo uso. Ma quando tu lo usi molto, riscalda il telefono, hai capito? Quando tu lo usi 24 ore su 24, oppure anche 20 ore o 18 ore, arriva al punto che ti dice che c'è il caldo, ti dice fallo raffreddare perché sennò si brucia. Addirittura mi diceva non lo usare perché fra poco non lo potrai usare più il telefono. Sembra che ci parla, diciamo, c'è il software che è aggiornato su queste cose. Però no, non me ne rendevo conto. Non me ne rendevo conto, capito? Sì, ma te lo dice il telefono. Ma stavo su Facebook pure. Sì. Pure fino alle 3 di notte, 4 di notte. Sì, Roberto, ti avvisa il telefono, ti dice il software è surriscaldato. Tu magari non ci pensavi e trava avanti. Quando lui avvisa, ora entriamo, scusatemi, entriamo nel reparto del cervello collettivo. Quando c'è questo cervello collettivo è pieno. Usavo il telefonino. Sì. Il telefonino è un po' più delicato. È più delicato. Quando il computer è un po' più resistente. Più resistente. E allora stavo entrando, Robè, sul fatto del cervello. Quando si riempie è la stessa cosa del telefonino e del computer. Non ci va più niente e si riscalda. Perché si riscalda? Perché noi vogliamo entrare, e facciamo enter, enter, enter. E mentre facciamo enter questo messaggio, facciamo male e ci viene il mal di testa. Perché il messaggio che vuole entrare pista gli altri messaggi e pista anche, diciamo, i neuroni che sono nel cervello collettivo. E lì si sente male. Quando entra la prima volta, la prima volta che viene il mal di testa non fa tanto male, si prende l'aspirina uno e passa il male, ma però la seconda comincia a aggravare di più, la terza aggrava di più, alla quarta c'è lo Spirito Santo che è qui, che agisce, che fa? Prende una manciata. Ipotesi una mangiata, prende giusto quando acqueta un po' di spazio dentro questo cervello collettivo e finisce il mal di testa. Però quando lo prende lo dovrebbe buttare, no? Via, o ai piedi di Gesù. No, Dio gli dice no, loro lo devono buttare davanti a mio figlio. Loro, chiedendo perdono. Adesso tu buttaglielo dentro il loro corpo. È il fattore che lo Spirito Santo è guidato da Dio, perché è lo Spirito di Dio. E allora deve fare quello che dice Dio. E allora ce lo butta addosso. E guai dove ci butta questi peccati oppure questo peso. Possono essere anche discussioni in famiglia, trauma psicologico, qualsiasi cosa, ma è un peso che quando arriva nel punto dove vengono buttate, schiacciano l'entrata dove entra l'ossigeno, il sangue, e piega queste benedette vene. E quando piega queste vene succede come il tubo dell'acqua, eh? Guardate, il tubo dell'acqua finché è dritto l'acqua esce, ma se noi lo pieghiamo così, il tubo si chiude l'acqua, è vero? E noi non abbiamo bisogno nel tubo una saracinesca, noi pieghiamo questo benedetto tubo e si chiude l'acqua, allora andiamo nella saracinesca, chiudiamo la saracinesca e abbiamo finito. Ma quando si chiude questo,
non passa più ossigeno, come lo stesso fattore della tua schiena, Roberto, Ma scusa. passa manco più il sangue. No, non passa Anche il niente, sangue passa. niente. E che cosa succede? Ipotesi, noi parliamo dalla colonna vertebrale. L'ossigeno entra sotto la cervicale, ci sono le vene, entrata e uscita del sangue e dell'ossigeno. Allora, quando entra sopra, entra e proscula in tutto il canale della schiena e ossigena tutte le cellule della schiena. Mi capisci cosa fa? Ora, dato che non arriva più ossigeno, magari se arriva qualche cosa di poco, ossigena soltanto la parte di sopra. Le costole di sopra. E prima che arriva Se non arriva l'ultima, l'ossigeno, crea sì, prima che arriva, diciamo, l'ultima costola, che sarebbe sopra l'osso sacro, c'è la prima costola, quella lì si ammala la prima dei tutti, perché non ci arriva più l'ossigeno. Come infatti le prime operazioni, se non prendo errore, sono sempre quelle sotto che si... Tra la prima e la seconda costola che cominciano a uscire l'ernia disco. Perché? Angelo, non si chiama costola, le costole sono quelle che ci abbiamo ai fianchi, si chiamano Vabbè, vertebre. vertebre, ma io non sono dottore, non ho Vertebre che studiato. formano la colonna, Sì, ma cioè la vertebra e il disco, la vertebra e il Roberto, disco, la vertebra io non sono dottore, non ho studiato medicina, e il disco. Vabbè, ma questa è una cosa facile, dai. però capisco, diciamo, più o meno come sono le cose. Se non mi sentite parlare come un medico, come uno scienziato, oppure come un primario, scusatemi, sono un contadino io, un Ma villano sono, un operaio piastrellista sono. E allora cosa succede? Queste vertebre, dai, vediamo se possiamo insegnarcele. Queste vertebre che fanno? Loro non fanno niente. È il midollo che è dovrebbe creato da servire una Dio colonna. tra queste vertebre che sono come ammortizzatore, che non fanno toccare queste vertebre una con l'altra. Allora che fa? Quando questo midollo che attorno a queste vertebre gli manca l'ossigeno, cominciano a seccarsi. Mi E come si capite? sgombia? Cominciano a seccarsi e si sgonfiano. E che fa? Queste vertebre sono distaccate più o meno tra uno e l'altro, circa di precisione non ve lo posso dire, ma c'è giusto quando loro non si toccano. Perché nell'attimo che si toccano uno con l'altro non avviene il movimento più. C'è raschiamento, il Raschiano raschiamento delle ossa. e fanno male. Appena lo... Voi vedete, prendendo adesso il ginocchio, quando c'è, diciamo, Nel dubbio, il liquido che qualcosa. secca, gratta e noi non possiamo fare il movimento con il ginocchio. Una botta forte, le suonate. Allora il menisco, diciamo, il liquido che c'è nel ginocchio, nella padella, fa, diciamo, la cartilagine, e poi c'è un problema enorme, perché secca, non ci arriva più l'ossigeno al ginocchio e Angelo, sì. a me con il menisco del ginocchio sinistro successe che feci l'artroscopia, Sì. sto parlando di una decina, quindicina d'anni fa, e fece 40 cc di sangue e 40 cc di Sì. Così, vene due volte e fui operato all'ospedale di Padova.
militare civile di Padova, Sì. dove succese questo incidente sotto al Figurati, militare, e fui ricoverato figurati ci sono stato all'ospedale prima sono stato all'ospedale militare di Udine, Santa Maria della Misericordia, e poi dopo andò a quello di Padova perché io avevo no paura di operarmi subito a a Padova andò su tutti i professori di Roma, Milano, Bologna, Firenze, di tutta Italia, a Padova, fece ho avuto il morbillo sabato. 2 ore di operazione, e poi dopo vennero, ti dico questa testimonianza, vennero due professori, due luminari, vennero vicino a me, signor Ciotola, ma lei è ancora con le stampelle, l'operazione è andata bene, è stata eseguita, gli abbiamo spiegato un giorno prima la siringa dove la facciamo al terzo anello della colonna vertebrale, vicino al bacino, l'anestetico, è un anestetico marrone forte, molto. E disse, se è ancora con le sue stampelle, lei dovrebbe camminare normalmente, perché l'operazione è andata precisa, ma è andata perfetta. Ma che Mi tossero l'hanno operato? L'ernia del disco. nel corridoio, mi tossero le stampelle, tutti e due, e disse, cammina, perché l'operazione è andata bene, mi tossero proprio le stampelle di colpo. E tu, ma siete pazzi? Io vado a finire a terra, datemi le stampelle. No, lei deve camminare sulle sue gambe, perché quella è una membrana che deve riacquistare il movimento di nuovo. Allora se lei cammina, all'inizio può camminare un pochettino zoppo, ma dopo la membrana si fa. E figurati che mi ricostruettero pure i legamenti dietro al laser e la cartilagine davanti al ginocchio. E ora cammino bene, capito? Sì. Da quella volta. Sì, perché hai fatto un ripristino delle tue, diciamo, Scusate, muscolature. posso fare una domanda a Salvatore? Sì, come no? Salvatore, tu l'hai fatto il militare? Io, allora, normale, 10 mesi ho fatto a Udine, allo Spaccamena, quinto corpo d'armata Vittorio Veneto. Ah. Sono Lo sai io invece dove l'ho fatto? andato al quinto corpo, a 100 metri indietro, al quinto corpo armato, vicino al Tagliamento, con il quinto corpo d'armata, gli obici, Sentimi. sparavano a Mara e in Sardegna. L'ho conosciuto, lo sapevo Spaccamena, sì. Sì, Ma lo proprio sai io dove l'ho fatto? avanzato e poi sono andato a 100 metri più giù a quinto corpo d'armata. Sparavano con gli obici a mare a perde focus in Sardegna. Poi ho Che fatto anno la l'hai fatto tu? ma tanti anni fa, ero nel 97 io, 96-97. Vabbè, io ho fatto prima di te. Io ho fatto nell'88. Pensate, ancora prima. Poi dopo ho fatto la Io ho carriera fatto nei. al terzo mese, ho messo la firma e sono andato partito come UFB. Sono arrivato fino a sergente maggiore della NATO e dell'ONU. Facevo missioni di pace in tutto il mondo, ho fatto 10 missioni di pace, ero tiratore e croce al valor militare, ero un sergente maggiore. Io ho fatto il bersagliere a Pordenone. No, io ero negli Alpini, dopo da lì sono partito prima a Montorio Veronese, dove sta l'azienda che ora è morto di Feltrinelli, e poi che era attaccata la caserma, dove facevano i libri della Feltrinelli. E poi dopo mi hanno mandato in Val d'Aosta, su a confine. Da lì Alpini. sono andato, e poi da lì la destinazione finale è stata il 3° reggimento Alpini di Pinerolo, che è collegato con la brigata alpina taurinense in centro Torino, in corso Sì, Unione lo Sovietica. conosco. Negli Alpini ho fatto tante marce in montagna, 2000, 3000, 4000 metri. Mi sono congelati i piedi 2 volte, pollice e indice viola, perché ho dovuto salvare un mio amico, me lo sono caricato sulle spalle e i Masteron, no i Masteron, ma quelli degli Alpini originali, si aprirono e andava a finire la neve dentro. Fui mandato prima all'ospedale Riberti di Torino e poi feci 3 mesi e mezzo a casa qua a Napoli, a casa mia, e andavo a prendere la convalescenza all'ospedale di Casa Giove di Casento. Poi sono rientrato, ho fatto il Kosovo, ho Hai fatto fatto la addestramento? Somalia, la Bosnia, ho preso Bin Laden quando sono rientrato, sono andato a acchiappare Bin Hai Laden. fatto addestramento sulla nave, su,
fatto addestramento su anime. Ero già addestrato. Ho fatto 10 missioni, 10-12 missioni, tutti di pace, perfino a andare a prendere la gente dell'alluvione in Africa, in Mozambico. E anche a Udine. A Udine 10 mesi non hai mai fatto addestramento sulla neve? Sì, sì, l'ho fatto, ma quando stavo lì era come fuciliere assaltatore. Poi ho preso la patente come autista, ho preso l'incarico come autista. E poi dopo di che sono andato più giù, a 100 metri a Corpo Vittorio. Il soldato normale a 100 metri più giù, carcare avanzato, sempre lo spaccamela e poi dopo a 100 metri più giù. Il tuo corpo d'armato Vittorio Veneto. Io ottavo reggimento meccanizzato Garibaldi e appartenevo al terzo battaglione Bersaglieri. Ah, la brigata meccanizzata Garibaldi lo sai anche o meno. La Garibaldi dove? Verso Casetto o Centro Italia? Verso Roma? Ottava brigata meccanizzata è in missione di pace in tutto il mondo. Sì, no, io quando sono andato con gli alpini alla fine... Allora, noi della Taurinense, insieme con la collaborazione con quelli della Giulia, del Friuli Venezia Giulia, stavamo insieme alla Garibaldi e alla Folgore, in prima linea in tutte le missioni. Allora ho fatto la K-Force, ho fatto l'Albania Force, ho fatto Sarajevo Force 3 volte, ho fatto l'Afghanistan. La guerra non era scoppiata, Ho fatto giù in Medio Oriente con i Marines. Ne ho fatte 12, pensate. No, quando l'hai fatto tu? No, sì. La guerra in Bosnia è scoppiata nel 94. Quando sì, nel 94, lì donne e bambini. Quando io ho finito ancora non c'era la guerra. Una volta sono stato 8 mesi, una volta sono stato un anno e 2 mesi e la terza volta sono stato 7 mesi. Vuoi che non mi sbaglio? Prossimi di blocco da 30 ore, 18 ore, 20 ore alla volta, colpo in canna sicura, sotto il sole a 40 gradi, mi lavavo con delle bottiglie d'acqua in una cisterna in un college serbo sterilizzato, dormivo in un sacco a pelo a meno 25 sui materassi di quel college serbo. Ne ho viste di tutti i colori, ho visto di tutti i colori. Quelli fa freddo. Pensa a lavarti sotto a 40 gradi con la pompa, le bottiglie bucherellate dell'acqua vera sotto un caldo a 40 gradi, quando pioveva per 3 ore continue, figura, con gocce gigantesche. Ma che scherzi, lì quando c'è gloria a Dio. Ho visto gente che saltava sui trattori e si sparava fra di loro, fra musulmani e ortodossi, arabi contro musulmani. E c'erano tutti i battaglioni di tutto il mondo, c'erano portoghesi, spagnoli, americani, tedeschi, francesi. Eh sì, l'unità di pace. L'unità del mondo era grande, capito? Pure gli altri paesi partecipavano, beh, questo lo so. Venivano a mangiare da noi. Pensa che gli spagnoli e i portoghesi venivano sui carri armati e mangiavano noccioline, arachidi e noccioline, pistacchi, prima di venire a mangiare da noi. Nell'accampamento nostro italiano. Poi si doveva scarrellare sempre tutte le armi fuori, che avevamo una rastrelliera, un posto dove loro dovevano scaricare le armi. Non dovevano venire con nessuna arma a carica nell'accampamento. E certo. Eppure da noi era così, a casa. Erano severi. Non volevano nessuna arma a carica dentro la base. E certo, sennò qualcuno
se gli prendeva una cosa strana poteva far del male. No, gli faceva fuori a tutti. Gli facevi i ventilatori, dico, se spari a uno è come spararsi a tanti. Poi lì giravano tantissime armi, la Minimi, la LMG, i Winchester, l'MG. Poi giravano le Magnum, giravano pistole di tutte le maniere. L'MG io ho smontato e rimontato, c'ha un nastro sì, di proiettili, non so quanti proiettili sono. Pensa, solo io che ero tiratore scelto avevo due fucili, cioè avevo modificato il Winchester e l'M16 americano, da tiratore scelto. Avevo sulla gamba una Magnum, in petto avevo un fucile tipo alla Rambo, da 16 metri, da 16 dita. Avevo la luce, avevo 16 caricatori intorno con il gibernaggio americano o quello israeliano. Avevo pinze, ferro, filo di ferro, avevo ricambio appresso, avevo torce, la torce era sempre appesa, il baracchino, avevo la radio mia con la frequenza. Ah beh, tu eri graduato, il graduato porta. Sì, sì, ero sempre maggiore. In caserma comandavo un plotone io, quando non c'era il tenente o non c'era l'appuntato. Ti facevi fare addestramento? Sì, facevo fare addestramento. Il nostro addestramento era duro. Andavamo in montagna a 3.000 metri, a 1.800, il minimo 1.800-1.900, il massimo 3.200-4.000 metri. Ma tu hai mai visto quello dei bersaglieri? Sì, ho fatto anche le selezioni, ho provato a fare anche delle selezioni quando venivano da noi a farci provare, quello dei bersaglieri, quello dei paracadutisti e anche quello dei SIN, dei consubi americani, dei marini. In piscina pure, ti portavano anche in piscina a vedere se tu galleggiavi nella piscina. Quella degli incursori, quelli degli incursori. Invece quella là dei bersaglieri, le marce, le zavorate, con 80-90 kg sulle spalle dovevi correre per 40-50 km intorno a tutta la caserma. Con gli scarponi, con le scarpe da ginnastica. Dovevi correre con lo zaino sulle spalle. Sì, l'elmetto, il fucile a testa. Quante ne ho fatte io le corse in caserma? Facevi il giro intorno di quasi 100 metri intorno alla caserma. A caserma mia eravamo 2000 soldati, lo sai quanto era grossa? Era parecchio. Stavo al centro dei Pordenone. Io a Montorio ho trovato una caserma così, con la pista d'atletica, o anche con tutto asfaltato a terra. L'ho trovata a Montorio Veronese, aveva anche la pizzeria dentro, i campi da tennis, i campi da ginnastica. No, questo noi no, noi c'eravamo. Ciao Laura, ciao Samantha. Sai dove andavo a mangiare quando andavo in libera uscita? A Piazza Brown, in centro Verona, andavo ai takeaway, che stanno sotto i porticati. Oppure andavo a Torino a vedere le partite della Juve, oppure quella del Torino, oppure a vedere quella a San Siro. Sali, Laura, sali che adesso puoi salire. A Verona stavo spesso io. Io sono stato a Udine, ho visto Udinese Lazio. Udine la conosco bene Udine. Ci ha fatto il militare, la conosci lì. No, io ci sono stato 2-3 volte. Pensa che noi quando facevamo l'addestramento c'erano tutti i dislivelli in saliti di 80-90 metri così a picco e passavano perfino vicino alla fabbrica del paese di San Daniele dove fanno i prosciutti e vanno in tutta Italia. Si sentiva l'odore. Mamma mia, odore di prosciutto di prima mattina nella Carnia, là è la zona della Carnia. Sì. La zona della Carnia. Grazie Laura per questi cuori. Sali che adesso c'hai autorità, puoi salire. Là la chiamano la Carnia, è zona di prosciutto e di malghe, di montagna. Sì, la conosco. Cerca di invitare altre sorelle e fratelli. Ok, Laura, invita tutti.
Vi saluta Laura 80 a tutti. Pace, Laura, benedizioni. Ciao. Allora, Laura, tu puoi salire adesso perché hai raggiunto i 700 passati di amici e ti dà la possibilità di salire. Sentiti libera di salire, va bene? Parlerai soltanto con il microfono, con la foto. Quando invece arriverai a 1000, potrai fare con la webcam. Allora, Salvatore, Roberto, quando avete concluso quel passaggio, me lo dite che così iniziamo su. Sì, abbiamo chiuso anche. Avete chiuso? Perfetto. E allora cerchiamo di metterci in comunione con tutta l'umanità, soprattutto con noi stessi, perché quando noi cominciamo a metterci in armonia con il nostro spirito, con la nostra anima, noi risolveremo molte cose che prima non comprendevamo. Ciao Dena, sali Dena, ti sto invitando. È vero che il nemico ci mette davanti qualcosa di brutto, ma noi, ringraziato il Signore, quando ci troviamo in questa Abbiamo raggiunto situazione, pure Cesca. Cesca. è impegnata per il momento, c'ha il microfono chiuso, sta preparando qualcosa da mangiare forse, Fatti sicuramente. frutta. E Signore, mentre ci mettiamo in comunione con il tuo popolo e con te, fai che anche noi possiamo avere qualcosa di meraviglioso, di andare in quel. No, ce l'ho, io ci sono, sto zitto perché ho la tosse. Sì, va bene, chiudi il microfono, non ti preoccupare. Ma riesce a parlare col microfono spinto? No, Che problema? no, lo apre, lo apre. Lo apre, parla e chiude perché c'ha, diciamo, i nasali chiusi e magari Questo tossisce. sì che c'ha del miracoloso. E Signore, grazie per questa gioia che tu a Roberto lo stai facendo sorridere. E io i primi giorni dicevo: Signore, aiuta Roberto, fai che possa sorridere, veramente, vedi? Ci siamo riusciti, dai. Il Signore è grande e potente, fa miracoli. E Padre, aiutalo ancora, Padre, che possa predicare, Padre. Fai che dalla sua bocca possa uscire latte e miele per tutto il tuo popolo, Signore. Fai che si senta a suo agio, mentre parla della tua parola, tu gli metti il continuo, senza farlo interrompere. Padre, grazie, buon Padre Celeste, per tutto quello che farai per Roberto, anche per Salvatore, e anche per Francesca e per tutti quelli che sono in queste live e soprattutto per quelli che ascolteranno domani 24 ore su 24 ciò che diciamo stasera. Grazie, Padre, che tutti si possono aprire, ragionare in un senso positivo e avere la calma, la tranquillità, soprattutto di comprendere i valori della vita, perché i valori della vita solo tu li puoi donare, Padre, quando noi ci mettiamo a predisposizione di te, del tuo amore, della tua bontà, Signore. E grazie, Signore, che stasera, mentre noi parleremo della tua parola, senz'altro daremo un resoconto di ciò che tu ci vuoi spiegare. E ancora noi abbiamo una parola messa qui nel Salmo 119 che dobbiamo continuarla, questa parola tua, Signore, che possa veramente inondarci con tutto il cuore, soprattutto di riprenderci anche noi, se avessimo
fatto qualcosa che non va, noi ti chiediamo perdono. E Signore, mentre noi la leggeremo, risplenda il tuo volto su di noi, Padre, che tutti possano risplendere in questa parola, Signore. E stasera, Padre, vogliamo leggere nel Salmo 119, dal 140, versetto in poi. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. A te sia la lode in Cristo Gesù. Amen. E qui dice: la tua parola è pura, d'ogni scoria. Perciò il tuo servo l'ama. Vedete, con questo primo versetto nel 141 dice queste parole: la tua parola è pura d'ogni scoria, perciò il tuo servo l'ama. E poi sossegue nel 141: sono piccolo e disprezzato, ma non dimenticato i tuoi precetti. Vedete, la sua parola è pura d'ogni scoria. Proprio sembra come l'acqua che bolliamo noi. L'acqua che bolliamo, che cosa? Angelo, è pura e ci purifica. È proprio, io la posso identificare come l'acqua che bolliamo? Posso, fratello Salvatore, identificare questo, diciamo... Come no? Quello stesso Gesù è la fonte della vita. Allora... Noi diciamo Gesù fonte di vita. Amen. Noi diciamo Gesù fonte di vita. È proprio la parola di Dio la fonte della vita. E dice lo qui... dice alla donna del pozzo. Lo dice alla donna del pozzo. Sì, qui dice: la tua parola è pura d'ogni scoria, perciò il tuo servo l'ama. Allora, noi amiamo la sua parola, l'amiamo con tutto il cuore e con tutta l'anima, e mentre questa parola la inaliamo, con che cosa? Un altro versetto nella parola del Signore che dice: le nostre vesti devono essere purificate da queste scorie, perché se quando nel mondo possiamo prendere con il peccato lo sporco del peccato, la parola di Dio ci purifica dalle scorie. Sì. Perché noi un giorno saremo una veste che non è di questo mondo, una veste di lino fino che il Signore ci donerà quando saremo insieme con Lui. Sì, sì, è vero, fratello. È una veste soprannaturale e celestiale che ci rivestirà il Signore. Sì. E non saremo né uomini né donne, ma saremo persone che lodano e adorano Dio ogni giorno. Che il sesso non esiste nel regno dei cieli. Saremo noi, tu angelo con un altro nome che Dio ti ha dato, io Salvatore con un altro nome che Gesù mi ha dato, sulla piccola pietruzza. Amen. Dice la parola di Dio. Amen. Ti cambierai nome, Signore. Amen. Anche sulla faccia della terra ti chiami angelo, io mi chiamo Salvatore. Ma nel cielo il Signore ci chiamerà diversamente. Sì. Il nome che ti darà Gesù. Sì. Ognuno che sarà il suo cospetto avrà un nome che Dio ha dato, che dà a ognuno di loro, sì, a ognuno di noi. Sì, fratello, hai perfettamente ragione, proprio come stai dicendo tu, hai usato una bellissima similitudine. E quando noi apprezziamo questa similitudine che identifichiamo, anche che a volte al nostro pensiero non la vediamo perfetta, ma sapete perché non la vediamo perfetta? Perché siamo distaccati dallo spirito, siamo nel nostro corpo. C'è Davide, sale Davide. Allora,
Ciao Davide, ciao. Dato che noi siamo distaccati dallo spirito, la vediamo un pochettino in un altro modo di come dovremmo vederla. Certe volte, fratelli e sorelle, quando noi ci avviciniamo e ci accostiamo alla parola, dovremmo leggerla con le lacrime negli occhi, con la commozione. Sapete Signore, perché? dammi questa mano. Sì. Gloria a Dio, Davide. Sei Dagli felice? occhi di Francesca. Davide, sei felice stasera? È successo un miracolo, te lo leggo nel viso. Cosa ti è successo, Davide? Dimmi. Dimmi, amore. Dai. Cosa parli? Niente. No, 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 dimmelo, amore, oppure me la scrivi in privato, come vuoi. Non mi Ah lasciare. no, una cosa felice, una cosa positiva. Esempio, solo un esempio solo. Ho incontrato il mio amore. Dai, dimmelo. Dai. Quasi, vero? Quasi, vero? Auguri, auguri, amore. Si legge nel viso, si legge, amore mio, si legge nel viso. Piano piano. Dai, che da piano. Oggi sono andato ad aiutare un amico a raccogliere le olive, il foglio d'olivo. Buono, buono. Qua Buono. da me c'è un grado oggi, qua da me c'è un grado, ragazzi, qua, un grado qua. Sì, ma dappertutto c'è tempo brutto, ma io l'avevo detto in estate, ve l'ho detto. Se voi andate a vedere i video che ho fatto in estate, ve l'ho detto, vedete tutto questo caldo? Ci sarà un freddo cane. Non ho ancora bene come lì, Angelo. Sì. Buonasera, Angelo. Buonasera, ciao, salvo. Stasera ho mangiato le cotiche con i fagioli, stasera. Che Hai iniziato bello. quello che ho mangiato io all'una e mezza. Pure io i fagioli. Bravo, bravo. Abbiamo mangiato la stessa cosa. Che Arrivai. bello. Beh, siamo stati contenti questa mattina, allora. Davide, ma tu abiti in campagna? Un amico mio ci abita, un mio amico abita in campagna, amico mio. Ah, ho capito, ho capito. E poi a merenda mi ha fatto, sentite ragazzi, pane col crudo preparato, coppa, burattello, cotto, salato. Che bello. Proprio merenda. Allora Mamma che giara, non ci hai credo. fatto un picnic, hai fatto un picnic in campagna, hai fatto. Dopo aver spaccato la legna, con l'ascia, Che bello, guarda che bello. guarda il dito, vedi quel taglio? Con l'accetta. No, con l'aceto te l'hai fatto, mamma mia. Sì. Ai 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 ai. Quanta legna, un quintale. Sì, un quintale e mezzo. Lo so. Sono le La spalle legna che mi fanno fa male, per il cammino, spalle. per il cammino. Sono le spalle che mi hanno Madonna. sfuggito le Comunque meglio accetta che la siga. Se dovessi dargli un Bravo, hai colpo con la siga. sentito? Recupera le forze. Si Piano spezza in piano. due pure. Però è bello che uno va all'aria aperta, magari spacca un po' di legna, raccoglie le olive, è bellissimo, dai. Sono andato a mungere mucche anche, la mucca magro. Sì. Sai cosa ho pensato io? Qualche volta tutti quanti insieme a leggere la parola di Dio all'aria aperta. Sì, eh. Dai, faremo, dai. Lo faremo. In estate ci mettiamo lì nel mio giardino e poi vi invito all'Icata. Appena il signore. Angelo, non c'ho mezzi io, non ho mezzi per venire, non ho la patente, non ho la macchina, non ho niente. Io ti vengo a prendere con l'aerocottolo. Col treno, No, se no prendi il treno. no, no, lo vado a prendere Ma io. che scherzi, prendi? Lo vado a prendere io con l'elicottero della missione che costruiremo. Vengo a prenderti io, va bene? Tu non devi Ci deve avere. essere anche Roberto con noi a lavorare. Ma Ah, io certo, non chiedo.
Ma Roberto, ti faccio prendere la pillola, ti faccio prendere per la paura, va bene? Pure sono fatto il militare, solo con i bersaglieri l'avrei Ti faccio prendere la pillola e tu puoi viaggiare benissimo con l'elicottero. Salvatore è pilota dell'elicottero allora, Salvatore è il nostro pilota. Sì, lui è pilota, lui ha fatto, diciamo, su questo campo, ne sa qualche cosa. Poi lo facciamo portare a lui, a Vieni Salvatore. con noi Salvatore allora. E Allora. Francesca fa la cuoca per noi, la cuoca viene a lavorare con noi. Francesca fa la cuoca lei. E vabbè, La clinica. e Ci ho vabbè. pensato pure io, sai, Davide, che Cesca si occupava del cibo. Radicchio tutti i giorni. Buono, trevigiano, buono, Treviso, buono, eh! Lo sai che non ho Radicchio mai mangiato? buono! Il risotto con radicchio non ho mai mangiato, mannaggia. Io sì, l'ho Mi devo mangiato, radicchio organizzare. rosso, è buonissimo, provalo! Radicchio rosso e Treviso, buonissimo! E salsiccia anche! Bagnato al vino rosso, radicchio bagnato al Bravissimo! vino rosso. Bravo, bravo, vedi? Vedi che ne sai anche te di cucina? Poi mi sa che Francesca ci mette pure un formaggio, però non so qual è.